Pensa che Sandro l'ho fatto vedere ieri in trasmissione questo gol qua, equiparandolo al rigore, scusami, al gol che ha fatto Zaccagni in casa del Milan, che ha giocato in casa della Lazio, che Serginho Dest si fa prendere il tempo da Marusic e Kalulu va a marcare la punta sopra alla linea di Serginho Dest e non dà quella copertura, quindi non copre quella, non fa quella lettura, e Marusic va a tirare praticamente da terzino destro, va a tirare in porta, a rimpallo sul palo e Zaccagni fa gol. Il Milan, questo l'anno scorso, accettava molto l'uno contro uno, secondo me era in una condizione psicofisica di poterselo permettere, e adesso questo lo sta pagando tutto, eh? Anche per me, sono d'accordo con te. E poi io dico che quando vai altissimo a prendere l'avversario con le punte che vanno forte, lì rompi i reparti, puoi andare uno con uno, però quando entri nella tua metà campo, per me accompagnare e mollare a centrocampisti e non lasciare buchi, perché poi dopo una pezza non ce la metti più, cioè sei arrivato lì davanti, ti tirano, fai rigore. Io la vedo che alto in un modo, quando entrano nella tua metà campo, per me devi prendere lo spazio molte volte. Sì. Soprattutto se giochi a 4. Sì, infatti ieri dicevo proprio questo, dicevo Milan in questo momento cosa fa? Non pressa, non copre, non marca e non copre, cioè non riesce a coprire lo spazio, in più lo marca. Se tu non pressi, non copri, non marchi, va davanti al portiere l'avversario, eh? Cioè non ce n'è, Anche proprio non per ce n'è. me, cioè, l'anno scorso per me la forza del Milan è stata che tutti andavano e chiudevano la palla in avanti, perciò per i difensori forti fisicamente quei duelli erano più facili. Oggi per me rimane a metà strada. Per me non riesce più a pressare in quel modo così forte e tutti vanno in difficoltà. Saranno perché sono stanchi, non lo so perché, perché stanno in una condizione non buona. Sarà perché comunque il calcio che fanno non è economico, perché le cose che fanno non sono economiche. Io il gol di Dzeko in Supercoppa, che Tonali fa una corsa, la palla sopra la linea, Tonali va a prendere Dzeko che poi fa gol. Per me non è economico e alla lunga magari la paghi fisicamente. Sandro, rimanendo un attimo in questo tema, approfittando anche del tuo, diciamo, dell'ex ruolo di difensore, ma anche del ruolo attuale di allenatore. Io ascoltavo Pioli, non interessato, perché Pioli a noi piacciono gli allenatori che comunicano il calcio, che cercano di spiegare anche alla gente, agli appassionati, secondo me ne abbiamo sempre più bisogno. Lui ha detto anche che sta valutando eventualmente qualche cambiamento di sistema, che ovviamente non è trovare la pagina del Vangelo giusto e risolvere i problemi, però ci sta che il Milan debba provarlo anche questa situazione, secondo me, visto questo mese di gennaio. Un allenatore lo fa, no? Per me sì, certamente sì. Due mediani sono in difficoltà per me mettere un centrocampista più in mezzo al campo, vedendo pure che il trequartista non sbocciano i trequartisti. Perciò magari per aiutare un po' la squadra mettere un centrocampista in più al posto del trequarti, con caratteristiche un po' diverse, però senza vergogna, per me ci sta che trovare. Io, Sandro, volevo farti una domanda su due giocatori nello specifico, visto che tu sei stato per ben 10 anni al Milan. Due giocatori in particolare, uno è Theo Hernandez e uno è Leao. Visto che in Italia si parla molto di questi giocatori qua, fenomeni, deve guadagnare Tizio, Caio, Sempronio. Mi dici cosa ne pensi di questi due giocatori, nello specifico, qualitativamente, che tipi di giocatori secondo te e dove sono arrivati e dove possono arrivare? Perché io ho sempre avuto dei dubbi, mi sono espresso tante volte su Leao, che gli manca sempre qualcosa per arrivare a Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid, queste squadre, secondo me. Voglio sentire il tuo parere, per favore. Ah, per me Teo è pronto per una grande squadra. Adesso poi, magari adesso bisogna. Forse ha fatto la peggior partita l'altro giorno, non era brillante, ma adesso per me tra un po' bisogna anche pesare il mondiale, cosa ha lasciato il mondiale, cioè bisogna dargli un peso dopo tot partite. Però io lo vedo come un giocatore che può giocare in tutte le squadre più forti in Europa, Teo. Poi magari in un altro contesto motivato, magari rende di più, poi non lo so. Mentre il discorso di Leao, come potenzialità, può giocare ovunque, ancora però per me gli manca un pizzico di. Ancora per me non riconosce lo spazio. Oggi è forte palla al piede, però ancora per me io ho commentato, sono andato a Londra a fare Chelsea-Milan. Lui continua a venire dentro su Thiago. Thiago Silva aveva capito 3 ore prima, con la sigaretta lo aspettava sempre lì. Perciò per me gli manca ancora, capito, questa La furbizia scelta di capire. giusta. Lo spazio giusto, perché non puoi sempre prendere palla e andare. Ogni tanto con la gamba che hai, attacca lo spazio senza pallone nei piedi. Però
alto livello. Per me, se fa questo step in più, può giocare ovunque pure lui. Per me sono due giocatori straordinari. Ok. Cammel. Perché io ho sempre avuto un po' di dubbi sulla questione Leao, perché a me mi dà l'impressione che è un Dembélé o un Martial, questi tipi di giocatori che ti sembrano belli e forti, però poi arriva a un certo punto qualcosa gli manca. Io ho l'impressione che lui in Italia, che è un campionato oggi quarto barra quinto in Europa, faccia la differenza. Poi secondo me in Coppa dei Campioni non la ciappa mai, in nazionale non gioca, fa fatica in partite importanti, quel tipo. Io penso che lui è un tipo di giocatore alla Dembélé, alla Martial, che non è quel tipo di giocatore straordinario che può giocare dove gli pare a 60 partite l'anno. Ho questa idea io. Ale, ti vuoi fare una domanda? Dimmi. Quello che ci hai detto tu nel difendere a reparto, no? Secondo te, il Cap, il Malda, essendo stato uno dei più grandi insieme a te del mondo, no? Glielo dice, parla con Pioli sulla difesa o no? È una curiosità mia. Allora, io con Paolo non parlo, nel senso che non è che, cioè, se quando ci vediamo a Milano ci vediamo, perciò non so nulla. Però per me parla al Malda. Per me potrebbe dirglielo, potrebbe consigliarglielo, soprattutto in questo momento dove la squadra magari non riesce a andare forte in avanti, sta sempre a metà strada. Per me lo dice. Capitano, lo dice. e invece una domanda sulla nazionale, Sandro, che tu sei stato 15 anni, hai fatto tutto quello che volevi con la pipa in bocca, te, Cannavaro, Pirlo, Andrea, Gattuso, eccetera, eccetera. Come mai la nazionale, due mondiali fuori e non viene fuori più un giocatore, un difensore forte, un centrocampista, ovviamente un Pirlo, un Nesta, un Buffon, non ce ne sono, però un giocatore dove tu dici, cavolo, stanno venendo fuori 3-4 giocatori come fa la Germania, la Spagna, che vengono fuori giocatori forti. A noi si fa una fatica allucinante proprio a livello di nazionale, di crescita dei ragazzi, dei giovani. Infatti ne abbiamo le conseguenze, due mondiali non siamo andati. Come mai? Da cosa può dipendere secondo te? Ma per me, allora, centrocampo per me stanno uscendo fuori, perché per me Fagioli e Frattesi sono due giocatori che in futuro saranno forti, forti come quelli degli altri per me. E poi c'è Tonali, io sono un po' preoccupato per me dietro, in difesa, perché poi Scamacca uscirà fuori, a un lungo, i lunghi magari maturano più tardi, qualcosa esce fuori. Dove siamo per me indietro i difensori? Ce ne abbiamo pochi. Cioè, non vedo gente che dice questo. Per me Frattesi, visto l'altro giorno, può fare 10 anni di nazionale, per come lo vedo io, per la gamba che ha, per come strappa, per come indietro in difesa non vedo nessuno. I motivi per me sono proprio dal basso, cioè strutture. Io ho allenato in giro e sono andato sempre a vedere i settori giovanili dove ho allenato, che ho fatto. Strutture non ci sono. Un campo, 4-5 squadre, piccoli spazi non puoi allenare come si deve. Seconda cosa, per me, i stipendi degli allenatori dei settori giovanili. Se tu dai 200 euro al mese agli allenatori, 300 euro, come fai a chiedergli di creare giocatori da 40-50 milioni? Perché uno non ha neanche il tempo di prepararsi. E poi dopo questa gente ha l'ambizione di allenare sopra, perciò non allena i ragazzi, ma allena loro stessi. Io andavo dagli allenatori, dicevo, com'è? Questi allenatori del settore giovanile mi dicevano, giochiamo da dietro. No, io da un allenatore del settore giovanile mi voglio sentir dire, c'ho un 2010 fortissimo, a me non me ne frega niente come giochi. Cioè, non è che alleni te stesso. Cioè, questa gente, siccome è sottopagata, per me sfrutta il settore giovanile per emergere. Perché io dico, paghiamo strutture, paghiamo gli allenatori, facciamoli formare. E poi dopo chiediamo di creare giocatori a 40 milioni, ma dopo però. È un tema caro anche a noi, che abbiamo trattato spesso. Abbiamo preso anche delle posizioni forti, sia nel settore giovanile, sia anche negli allenatori dilettanti, dove poi ancora nasce e c'è il primo passaggio, perché tutti quanti siamo usciti dagli oratori, dalle strade, dai cortili, dai comuni, quindi anche lì la diaria all'amico e la pretesa che poi costruisca un ragazzo che abbia una mentalità e che alimenti la passione di questo ragazzo è sempre più merce rara. Bisognerebbe incentivarli, sostenerli, e poi dopo anche devono esserci gli educatori degli allenatori giovani, per non arrivare a trovare dei confronti, come dice Sandro. Sì. Chi pensa già che guardare Guardiola e copiarlo
e allenare dei ragazzi di 15 anni sia la strada. Quella non è la strada, quella è la rovina. No, cioè, anche per me. Perché tu alleni te stesso, tu allenatore, tu devi creare giocatori. Tu mi devi far vedere dal primo giorno. Io guardo il giocatore all'ultimo giorno dell'anno che ha imparato a calciare, a saltare di testa. Cioè, e invece loro ti dicono che palleggiano da dietro. Ma a me non me ne frega niente. Tu devi essere specifico, uno specialista dell'under 15, perché tu sai che l'under 15 in quell'anno ha bisogno di questo, questo. Però per me, se tu paghi gli allenatori, li fai vivere dignitosamente, loro stanno a fare l'under 15, ma se tu gli dai 200 euro, loro lo sfruttano per poi salire, per sognare, per fare qualcos'altro. Certo. Infatti, su questa cosa qua che dice Ale, settimana scorsa c'è stato Bernardo Corradi con la sua under 17, mi sa, no? Sì. Ha fatto una partita a Coverciano contro la Spagna. Di Biagio era lì e non mi ha detto Gigi, caso come gioco andare dietro, mi ha detto Bobo, ci sono 3-4 forti. Così si fa, così è. Il tuo compito è quello. Infatti, Sandro, due giorni fa io gli mando a Lele un messaggio con un ragazzo, un 2006, Duranville, Anderlecht, appena acquistato dal Borussia Dortmund, deve fare a febbraio 17 anni, me l'hanno segnalato degli amici, sono andato a vederlo, una roba fuori da ogni logica, è un belga, una roba dall'Anderlecht l'hanno preso, una roba fantastica, uno contro uno, veloce, ha personalità, fa gol, infatti che l'ha preso il Borussia Dortmund, dove in Germania, va in Spagna, va in Inghilterra, ci sono strutture, come hai detto te, anche in Belgio, se tu vai in Belgio a determinate squadre, tu trovi tanti giocatori, in Italia hai detto bene te. Io lo vedo anche qua nei dintorni dove i miei bimbi si divertono a giocare, a giochicchiare. Devi fare dalle 3 alle 4 una squadra, dalle 4 alle 5 un'altra squadra, dalle 7 alle 8 un'altra squadra. E pensano, come hai detto te, la cosa che a me impressiona, che tu hai detto una cosa sacra. Quando tu parli con determinati ragazzi che allenano in Serie C, in settore giovanile, o in Serie B, settore giovanile, o in Serie A, settore giovanile, loro non pensano ai ragazzi che è migliorato da segnalarti. Io gioco bene, io faccio questo tipo di modulo, infatti stiamo andando a picco per queste situazioni qua, io sono d'accordo con te.